Del rock di scena ieri sera a Locarno. Il palco di Moon and Stars ha infatti ospitato gli Who, band che a oltre 40 anni dalla sua fondazione può contare molti stimatori anche fra le nuove generazioni. Con questo servizio realizzato da Giorgio Fieschi, noi vi diamo appuntamento a domani. Grazie, arrivederci. Troppo vecchio per il rock and roll, troppo giovane per morire, recita uno slogan di moda nel periodo beat. Uno slogan che certamente non si addice agli Who, le cui colonne portanti, il cantante Roger Daltrey e il chitarrista Pete Townshend, a 60 anni suonati, anziché gettare la spugna, raddoppiano. In ottobre, infatti, dopo una pausa durata quasi un quarto di secolo, pubblicheranno un nuovo album ed effettueranno un ennesimo tour mondiale. E fanno bene, perché hanno conservato un'incredibile grinta. La loro musica poi è come il vino di qualità, più invecchia, più si apprezza. Una musica che non affascina solo i nostalgici. Posso chiederti quanti anni hai? Venticinque. È sorprendente che tu sia qui. Qualcuno diceva che questo doveva essere un concerto per nostalgici. No, per veri appassionati di musica, questa è musica vera. Cosa ti colpisce della musica degli Who? Tutto, la semplicità, la potenza, che dopo 40 anni fanno ancora musica a altissimi livelli. Quasi tutta la durata del concerto è piovuto, ma non si può certo affermare che ciò abbia dato fastidio agli oltre 5.000 presenti. A loro, anzi, ma pure a noi, per oltre 2 ore è sembrato di fare un salto nel tempo, di essere a un raduno pop sotto i cocenti raggi del sole dell'isola di Wight, anziché in Piazza Grande a Locarno. Questo grazie all'inalterata magia delle canzoni degli Who, dalle primissime come I Can Explain e My Generation, passando per quelle che compongono la famosa opera rock Tommy, fino alle composizioni che saranno inserite nel CD di prossima pubblicazione. E grazie anche alla straordinaria vitalità, all'energia di Roger Daltrey e Pete Townshend, fra i cui accompagnatori, ricordiamolo, c'è un batterista di lusso, Zakk Starkey, ex Oasis, nonché figlio dell'ex Beatle Ringo Starr. Non c'è molto altro da aggiungere sull'esibizione di ieri degli Who. È stata semplicemente una magnifica serata che ha regalato incredibili emozioni e che sarà ricordata per parecchio tempo. Fra poco sarà di scena il californiano Ben Harper, musicista fra i più interessanti apparsi sulla scena mondiale in questi ultimi tempi, nel cui repertorio felicemente si mischiano generi musicali diversi. L'appuntamento è per dopo le 21.